Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi vi mostrerò gli acquisti che ho fatto in questi giorni da Primark. E niente, spero tanto che il video vi piaccia, io direi di cominciare subito. Come primo acquisto vi mostrerò questo set di collane, sono tre dorate. E io penso di starmi appassionando davvero per l'oro perché ho notato che mi si abbina meglio rispetto all'argento, perché l'argento è bello, però l'oro mi fa risaltare meglio gli occhi. E guardate che carina questa, a forma di farfallina. Comunque qui abbiamo due catenine, penso siano più pendenti rispetto a questa che invece mi sembra più sia un collare, quindi un po' più stretto. Il secondo acquisto che vi mostro è quello che fa pandan con le collane, perché abbiamo dei braccialetti dorati e a me mancavano perché ce li avevo solamente d'argento. Guardate che belli, sono diversi, perché questo ha più delle lineature curve. Qua sembra che ce ne siano due, quindi in realtà è totale come se fosse quattro, ma in realtà sono solamente tre. E questo sembra un serpentino perché c'è questa chiusura un po' particolare. Poi come acquisto strano ho preso questo, che non so come chiamare, arriccia capelli naturali, non lo so. Perché da quello che ho visto nei video bisogna prendere la pinzetta e la pinza, il pinzone, ok? E attaccarlo alla testa e poi intorno ai tubi arricciare i capelli in modo tale che poi quando si asciugheranno i capelli diventeranno ricci, perché io tutta l'estate ed inizio giugno che provo ad avere i capelli ricci. Infatti a volte mi faccio un po' di bigodini particolari per far sì che la mattina seguente diventino un po' più meno lisci, ecco, perché adesso sono proprio lisci. Poi sempre di cose dorate ho acquistato questa pinza per i capelli. Fa paura, sembra un piranha, papà, con i dentini. Ha la forma di una conchiglia e niente, mi ricordava l'estate, perché adesso in questo periodo sto comprando un sacco di pinze, pinzette, cerchietti, elastici colorati, perché il colore mi ricorda proprio l'estate, e anche le formine ovviamente di stelle marine oppure di conchiglie mi ricordano proprio il periodo estivo. Poi questo mi mancava, non ce l'avevo. Ho acquistato questo portatelefono perché magari il telefono nelle borse grandi si disperde tra le altre cose, e quindi se hai questa borsetta piccolina da tenere davanti in cui mettere solamente il telefono, in 448 lo raccogli e puoi telefonare chi vuoi o anche scrivere dei messaggi. Quindi sono molto soddisfatta dell'acquisto, anche perché è elegante, raffinato e anche facile da mettere, insomma, è comodo. Poi per le occasioni importanti, per i prom, per le feste, per le serate, insomma, ho acquistato questo borsellino in cui inserire portafogli, telefoni e tante altre cose, rossetti, luci da labbra, insomma, avete capito, quello che vuoi. E puoi scegliere se tenere con una mano, quindi anche solo così, facile da tenere, oppure tirare fuori la catena e metterlo in questo modo. Onestamente io trovo che sia più comodo con la catena. Poi, passando alle cose che non potevo assolutamente evitare di non prendere, ho preso questa bomba da bagno a forma di paperella, guardate che carina, ricorda proprio quella che trovi nei cartoni animati, ad esempio Mr. Bean che deve fare il bagno, allora inserisce sempre questa paperella, davvero adorabile, guardate che carina. E poi ho preso anche quella a forma di anguria perché ricorda proprio l'estate e non potevo non farne a meno, anche perché poi profumano. Questa ovviamente sa di anguria, questa direi limone o fragola, è un po' complicato, però è profumata, me lo posso assicurare, e davvero mi piace, basta, mi piacciono moltissimo. E prima si scioglierà il verde, poi il rosso e il nero, e a questo punto si formerà probabilmente una nuvoletta di sapone a forma di anguria e questa a forma di paperella. No vabbè, lo devo troppo provare, finito il video vado a farmi il bagno e devo provarlo. Passando ai trucchi, ho preso questo mascara, perché quello che sto utilizzando in questi giorni mi sta finendo, e dalle foto posso notare anche che tira molto bene sulle ciglia, quindi lo devo provare, però non mi hanno mai deluso questi prodotti, quindi posso farci ben affidamento. E ovviamente non poteva mancare il rossetto, questo è di color marroncino, rossino. Però mi piace perché ha il colore naturale. A me principalmente i rossetti rosso fuoco, fucsia, acceso non mi fanno impazzire perché a me non stanno bene. Però ovviamente io parlo per me. Poi
ad altre persone sicuramente sta benissimo, però a me, su di me non sta bene. E appunto ho preso questo colore. Poi come maschera ho preso questa, il cui profumo emana una fragranza di anguria, lo si può capire dalle immagini, ed è buonissima, non vedo l'ora di provarla, anche perché quando ho mal di testa la metto in testa, sì, la metto in testa, la metto sulla fronte e è come se ogni mio problema scivolasse a terra. Non lo so, quando metto le maschere non mi ricordo neanche più di avere mal di testa, non so neanche più cosa sia il mal di testa. E niente, quindi si sente già il profumo da qua, nonostante la scatola sia chiusa. Ho acquistato anche questa borsetta, questo beauty case direi, con le fragoline. Ve lo faccio vedere meglio. Eccola qua, guardate che carina, con tutte le fragoline, anche le fragole sono buonissime. Fragoline, guardate anche la cerniera a forma di fragola. Quante volte ho detto fragola in questo video? È anche facile da chiudere, quindi sono molto felice di questo, perché a volte trovo quelle zitte inchiodibili. Ho trovato altre spugne, sì, altre spugne, altre maschere per il viso. Abbiamo quella al gusto di miele, eccola qua, rosa, e poi questa, il cui profumo non so minimamente quale sia, però mi ispirava il colore di questo contenitore, di questo sacchetto. E niente, poi vi farò sapere se lo provo oppure no, però non mi hanno mai deluso queste maschere, quindi, cioè queste non le ho provate, però ne ho provate di altri tipi, però non mi hanno mai deluso, quindi sicuramente non mi deluderà neanche questa. Ho comprato delle unghie finte, guardate che carine, queste qua sono floreali, sono bianche, hanno lo sfondo bianco, e poi i fiorellini fucsia, viola, azzurro, arancione, a seconda un po' delle unghie. E davvero molto carine, non so ancora come si mettano, perché so che c'è la colla, al suo interno c'è proprio la colla, forse qua, ecco. Va bene, poi ci proverò, proveremo a utilizzarle. E poi proseguendo abbiamo sempre altre unghie finte, questa volta hanno una fantasia un po' più particolare, perché abbiamo dei quadretti un po' viola, un po' arancione, con lo sfondo di queste unghie rosa, poi alcune non hanno proprio disegnini, quindi direi che queste sono un po' più semplici, ma davvero ancora, cioè queste sono più eleganti rispetto a queste, che però sono più allegre perché hanno più colori, però davvero bellissime entrambe ovviamente. Poi cambiando prodotto passiamo alle magliette, ne ho comprata una. Mi mancava questa, quella bianca, davvero molto carina, semplice, ve l'ho fatta vedere in un video di un altro colore, però queste sono le mie preferite. E poi guardate che belli, oggi è tutto rosa. Ho acquistato anche questi occhiali da sole rosa perché mi mancavano, non ce li avevo, ce li ho di colore nero, bianco, marrone, basta, volevo quelli rosa perché... Guardate che carini! Sono molto alla moda, stile 2010, un po' Mean Girl, però mi piacciono. Quindi approvate anche questi, anche perché posso stare così, andare in giro, fare i selfie, tutto rosa, rosa, rosa. E poi c'è stato un periodo in cui rosa non mi piaceva più, perché, non lo so, quando ho iniziato le medie ho preferito il blu e il nero, quei colori un po' spenti, che oddio, sono bellissimi. Però adesso mi è tornata la passione per il rosa, perché da piccola i miei colori preferiti erano il rosa e il viola, anzi per me esisteva proprio il colore rosa e viola. Era un po' strana a quei tempi, la sono tuttora, però vabbè, sono dettagli. Rimanendo in tema, sia di colori che di argomenti, ho trovato questo lip gloss, questo lucido labbra fucsia, rosa. Mi ispira, lo voglio provare subito. Che bello! No, ma tu dimentichi il mio prodotto preferito? Cioè, d'ora in poi ti utilizzerò per la mia routine di make-up. Guardate che belli! Mi piace. Anche perché non si vede neanche troppo colore. Me le ha rese un po' più rosa le labbra, però sono molto luccicanti. Davvero carine. Ho trovato la chicca di questo video. Perché adesso voi penserete, vabbè, ci farà vedere un altro mascara, un altro rossetto. No, ragazzi. Guardate che cosa ho trovato. Perché non si va mai lontano da ciò che si adora. Oddio. Ok. Non potevo non prendere la bag shop di Hello Kitty rosa. Guardate che bello. Scusate, così ho fatto anche la copertina nel frattempo. Guardate che carina. È particolare, è bellissima.
anche perché non me ne ero accorta subito, era bella nascosta, perché stavo guardando un po' i braccialetti, i gioiellini, quando poi ho visto la borsa delle Super Chicche ed era carina, solo che c'era quella verde e diciamo che il personaggio verde è il mio preferito, Molly, però non ho molte maglie da abbinare al colore verde. Poi controllavo un po' se ci fossero colori rosa o azzurri, perché gli altri due personaggi sono Dolly, che sono quella che è la ragazza azzurra, oppure Polly, che è quella rosa. Speravo di trovare un po' questi due colori. Quando poi mi sono girata intorno, ho visto questa borsa rosa di Hello Kitty. Ho detto, ok, tu vieni a casa con me perché tu meriti di entrare nella camera rosa di Hello Kitty. Cioè no, raga, è bellissima. Sono super fiera di questo, quindi adesso andrò a comprare tutti i miei libri, tutte le mie cose, tutte le mie sciocchezze con questa nuova borsa di Hello Kitty. Non mi interessa se l'outfit sarà, se stonerà con la borsa, ma non mi interessa. Quindi sono molto contenta. E niente ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero tanto che questa Hello Kittona, questa super sorpresona vi sia piaciuta. Mi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, su Instagram e TikTok, di lasciare like e attivare la campanella, e noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao!